Hanno risposto in maniera eccellente alunni, volontari e forze dell'ordine all'esercitazione di protezione civile che si è svolta questa mattina al primo circolo didattico Sante Giuffride di Adano. È stata effettuata una evacuazione dell'edificio scolastico a seguito di una simulazione di una scossa sismica. Poco dopo le 10 sul posto sono confluiti a sirene spiegate i mezzi di soccorso e i volontari della Protezione Civile di Adano che ha organizzato l'evento con la Misericordia Adanita che si è occupata del recupero dei feriti e poi polizia, carabinieri, pompieri e vigili urbani. Il tutto si è svolto nella maniera prevista e alla presenza di osservatori del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Spettacolare il momento in cui, a seguito della simulazione di un incendio dentro la scuola, i volontari della Protezione Civile di Adano, grazie all'ausilio di una piattaforma aerea, si sono introdotti nell'edificio scolastico attraverso una finestra per individuare i feriti. Spieghiamo che tipo di simulazione è stata questa mattina al primo circolo didattico di Adano. Allora, come è stato qualche settimana fa, per l'anniversario del 330 anniversario del terremoto del Val di Noto, l'attività che si svolge, che svolge diciamo, la protezione civile regionale insieme con diciamo, i gruppi di volontariato tutti insieme, è quella della evacuazione delle scuole, attività importantissima che praticamente richiede un allenamento costante. Oggi siamo ad Adrano al primo circolo didattico e abbiamo assistito alla evacuazione e i bambini hanno fatto, diciamo, hanno attuato un'ottima procedura, cioè quella di mettersi sotto i banchi al primo suono e al suono prolungato della seconda campanella, poi l'evacuazione a evento finito. L'attività si è svolta in maniera tranquilla e coinvolgendo anche le forze dell'ordine, polizia e carabinieri e anche i vigili del fuoco che hanno presidiato anche l'attività. L'attività naturalmente è un'attività che è costante nelle varie scuole, è un'attività che deve essere fatta in maniera, diciamo, continua affinché i ragazzi, i bambini di ogni ordine e grado, le scuole di ogni ordine e grado possono essere allenati in caso di evento sismico. Quindi è andata bene questa simulazione, è importante perché insomma tutti dobbiamo essere pronti in caso di necessità. Sì, esatto, dobbiamo essere tutti pronti per, diciamo, per sensibilizzare i ragazzini nelle scuole e per questo, diciamo, l'obiettivo nostro del Dipartimento Regionale di Protezione Civile è quello per l'anno del 2023 di cercare di fare il più possibile delle esercitazioni nelle scuole proprio al fine di sensibilizzare sempre più i ragazzini. C'è stato l'intervento importante anche dei volontari della Misericordia di Adano impegnati nel recupero di due feriti all'interno dell'edificio scolastico. Sì, anche noi ci siamo messi a disposizione, la Misericordia di Adano, trattando il settore sanitario, ha simulato il recupero di due infortunati, un infortunato in preda a crisi di panico dopo il terremoto e il recupero è un politraumatizzato. I nostri volontari hanno fatto la prima valutazione sul posto e poi hanno provveduto a immobilizzare il paziente e il recupero dello stesso. Ovviamente la scuola si prepara a questi eventi, c'è anche un insegnante responsabile di questa attività, è responsabile esattamente... Servizio prevenzione e protezione della scuola. Insegnante Antonino Bu, allora la scuola come si prepara a questa attività? Abbiamo accolto con piacere l'invito da parte della Protezione Civile a questo evento, anche perché di prove ne vanno fatte tante in modo da poter abituare sia i bambini che il corpo docente e tutto il personale che si trova alla scuola ad avere comportamenti corretti in merito all'evacuazione della scuola. Esattamente spieghiamo cosa fanno i bambini al suono della prima sirena. Allora, al suono di tre squilli brevi
e continui, i bambini si mettono con tutto il personale sotto i banchi o sotto le travi a proteggere, diciamo, il corpo. Dopo che il servizio di prevenzione ha verificato che tutte le porte siano accessibili, si va dal dirigente, un servizio comando, in modo da poter attivare il segnale di pronta evacuazione. Al che tutti i bambini si mettono in fila indiana e raggiungono le proprie aree di raccolta designate con tutti gli operatori che sono presenti all'interno di ogni classe. Perché ogni classe ha la sua area già stabilita? Ci sono 3 aree di raccolta, questo fa sì che la nostra scuola abbia, diciamo, un esodo molto veloce, perché in 3 zone di raccolta con diverse scale di emergenza, in circa 2 minuti e mezzo siamo riusciti ad evacuare circa 650 alunni.